Andiamo ora a conoscere Levy Rock dei Rose Nightmare Experience. Ciao Dennis, oggi incontro i Rose Nightmare Experience. Quando è nata l'idea di formare una band? Allora, l'idea è nata circa 2-3 anni fa. All'inizio siamo partiti io e lui e un'altra persona con la prima formazione. E dopo, col passare del tempo, ci sono aggiunti anche Thomas e Cisco. E ora ci siamo ritrovati solo noi quattro e stiamo facendo canzoni nostre. Il nome è stato scelto? Come... Il nome è stato scelto da noi due con le parole che ci piacevano di più. E dopo è entrata anche la parola experience. Quali sono i progetti futuri per la vostra band? Ma noi pensiamo di registrare un nostro primo CD e speriamo, visto che è anche il nostro sogno, di poter suonare tanto e magari, chi lo sa, poter vivere di musica. E quindi l'esperienza di live? L'esperienza di live per noi è una grande opportunità che abbiamo preso al balzo, e perché appunto abbiamo sentito che danno la possibilità di essere proposti alla Sony, appunto, attraverso Alex, e abbiamo detto non possiamo farci scappare questa occasione. In questi 3 anni di attività, quali sono state principalmente le esperienze che avete fatto come band? In questi 3 anni di attività abbiamo fatto una 50 di concerti in giro per il Trentino e anche fuori dal Trentino, e adesso abbiamo inciso sta demo di 3 canzoni e andremo a fare il CD prossimamente. Coming soon. Quali sono gli artisti che caratterizzano la vostra musica? Il rock in generale, Led Zeppelin, Black Sabbath, La Barnella, i Pink Floyd. Il punk e il rock, gruppi come i Damned, i Ramones, i Guns, i Fratelli Migazzi. Principalmente gli AC/DC, poi Alvin Lee, i Black, Queens of the Stone, anche i Fango. Per me invece tutta la musica degli anni 70, a partire dai Led Zeppelin, i Doors, Rolling Stones, e poi da quando sono con loro anche gruppi hard rock come i Guns, la Mayo e altri gruppi del genere. Rose Nightmare Experience in su live! Rose Nightmare Experience, una rock band giovane che propone pezzi originali e hanno un buon impatto. Quanti anni di passione e quanti anni di divertimento c'è dietro una rock band? Quanti investimenti in quanta tecnologia e in quanta tecnica per un concerto live? E quanti chilometri di cavi vengono utilizzati in un concerto? Andiamo a scoprirlo nel prossimo live. Ascoltiamo ora il Toxic Rock dei Rose Nightmare Experience. Yeah!
Nightmare Experience, incubo e esperienza rosa, anche loro hanno l'incubo delle quote rosa nel gruppo.